Cordiale saluto dal Palasport di Grotta Azzolina. Oggi il match tra la Videx, Grotta Azzolina e la Sigma Aversa, il match dell'Epifania, il match senza dubbio importante, chiave per stabilire le gerarchie nella classifica del girone bianco. Quarto posto per la Videx, quinto posto per Aversa che insegue un punto. Videx che parte nel primo set subito bella carica, 11-7 in avvio. Grande ace di Riccardo Vecchi, Jordan Richards, tornano schiacciatori, Michele Morelli con Nicola Ceccato la diagonale, quindi torna Morelli, torna Richards, fuori ancora Gio Salgado. Insomma, una Videx che però nel primo set c'è tutto, 22-14, in controllo totale sugli avversari. Qui passa Giacobelli dal centro, Giacobelli e Vigil Gonzalez i centrali per la formazione di coach Pasquale Bosco. Da quest'altra parte Jordan Richards prova a chiudere subito sul 24-17, arriva poi il fallo di Aversa, 1-0 per Grotta. Si va al cambio di campo con una Grotta Azzolina carichissima, a mille, vogliosa di fare bene dopo la sconfitta nel derby. Riccardo Vecchi al servizio dei 9 metri, picchia fortissimo, ancora la ricezione di Aversa e Sant'Angelo a tenere la palla dentro al campo. Viva ancora la Videx da seconda linea, il muro poi dell'opposto ospite, Sant'Angelo Pinelli, eccola lì la diagonale, gli schiacciatori, non c'è Libraro rimasto ad Aversa per un problema fisico e quindi gioca Baldari al suo posto a fare coppia insieme a Simeonov. Questa è la formazione titolare campana, punto di Morelli, grandissima palla a terra per il Moro. Sant'Angelo al servizio, tiene palla alta come Pocek, poi Jordan Richards, super punto, 25-17 anche nel secondo parziale. Videx in totale controllo del match, 2-0 subito in avvio dei due parziali. La Videx si è fatta sentire, adesso deve provare la squadra di Grotta a chiudere i conti. Parte subito forte Jordan Richards, 1-0 da posto 4, ma Aversa vuole reagire, 11-8 per la formazione normanna che poi attacca dal centro con l'altissimo Vigil Gonzalez, 12-8, allunga ancora ma Grotta non ci sta, recupera e ritorna sotto, 19-18 per Grotta. Morelli il suo colpo sulle mani, difende come può Marra, poi ancora l'attacco di Simeono va a segno, 19 pari, Aversa c'è, cerca di lottare palla su palla in questo terzo parziale, guadagna qualche break di vantaggio, 23-20 la situazione nel terzo, check riapre per Jordan Richards, il suo colpo difeso in qualche modo, poi la palla spinta da Baldari in bagher, l'appoggio di Calistri d'alzata in posto 4, Jordan Richards, 21-23. Videx che prova ad inseguire, 24-22 adesso per Aversa sul servizio di Paz, subentrato a servire. Da quest'altra parte l'attacco di posto 4 e la palla a terra, Baldari realizza il 25-22, 2-1, si riapre il match, si andrà dunque al quarto set. Videx che ha sprecato qualche occasione di troppo nel terzo e adesso deve fare i conti con il rientro di Aversa. Vediamo se i ragazzi di Coach Ortensi riusciranno a reagire subito nel quarto set. Primo punto per Aversa, 1-0 con Simeonov. Aversa sembra avere qualcosa in più in questa fase, 11-4 adesso nel quarto parziale. Riccardo Vecchi picchia forte sulle mani del muro, Pinelli va a cercare ancora l'attacco in 4 di Baldari, una furia in questo set Baldari, 18-7 addirittura. Aversa scava un solco incolmabile per la Videx nel quarto, che può soltanto cercare di riordinare le idee in vista del tiebreak. Qui muro su Jordan Richards, 19-7, sempre Aversa avanti, 24-12 addirittura nel parziale. Massimo Gaspari a suo servizio, Pinelli gioca questa veloce staccata con Giacobelli, mette palla a terra, 25-12 e dunque sarà tiebreak, un punto per parte già suddiviso. Adesso vedremo chi andrà a guadagnare il secondo punto del match. Si parte con il tiebreak, Riccardo Vecchi picchia una gran diagonale, il canterano Riccardo Vecchi, 1-0 e Grotta che tiene bene adesso, 10-6 nel tiebreak. Dopo il cambio di campo mette sulle mani Massimo Gaspari, gran muro per lui, esplode il pubblico del Palagrotta, 11-6 Massimo Gaspari, 14-11 con una Videx che è in controllo del tiebreak, vuole vincere il match, check la apre in 4 per il Moro che chiude lui, 15-11.
amici, questo match la Videx porta a casa due punti fondamentali nella rincorsa al quarto posto. Adesso è più due su Aversa, si pensa già alla prossima trasferta, quella in casa della Mater Domini Volley, punto di Castellana Grotte. Due turni al termine della prima fase del girone bianco, forza ragazzi, tutti a Castellana Grotte.